Fabrizio Frizzi. Alla partita del cuore, allo stadio Ferraris di Genova sono tutti per lui. Il pubblico, che lo ricorda con un lungo applauso e un immenso striscione, i tantissimi amici VIP, commossi fino alle lacrime, e il suo grande amore, la moglie Carlotta Mantovan. Foto, video Carlotta Mantovan. Con Fabrizio Frizzi e la figlia Stella, lei ricomincia, ma senza dimenticare foto private. Lui c'era sempre, l'affetto per il presentatore scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo, guarda, non accenna a diminuire. In campo si sfidano la nazionale cantanti e i campioni del sorriso per sostenere la ricerca contro i tumori pediatrici. Ma prima del fischio d'inizio dell'arbitro si ricorda Fabrizio, che negli eventi di beneficenza è sempre stato in prima linea. Fabrizio Frizzi con la moglie Carlotta e la figlia, le ultime, struggenti immagini prima dell'addio esclusivo Totti, Penelope Cruz e Salvini. È Paolo Belli a parlare al microfono, gli amici Carlo Conti e Antonella Clerici intorno a lui forse avrebbero la voce rotta. Di certo la conduttrice si asciuga una lacrima. E parte un applauso sentito da tutto lo stadio. Ci sono tra gli altri Gianni Morandi, Red Ronnie, Baby Vio, Paolo Maldini, Francesco Totti e la super ospite Penelope Cruz. E perfino Matteo Salvini sugli spalti. Fabrizio Frizzi e le dolcissime parole per la figlia Stella. Intervista esclusiva al primo compleanno senza papa, Carlotta Mantovan, ripresa dalle telecamere, commossa e discreta. La figlia Stella ha appena compiuto 5 anni, il primo compleanno senza papà che la adorava. Il regalo per lei dalla mamma è stato un tenerissimo cagnolino. Fabrizio Frizzi, l'addio commosso dei tantissimi amici.